spazio, no? E quindi mi sento di dire che appunto c'è un'altra Italia, no? C'è un'altra società italiana e che le persone che di solito frequentano questo spazio cercano di costruire, di dare voce a quest'altra Italia, no? Gli artisti che stanno in scena, Paola che lavora in un certo settore, tu che fai la critica culturale, e che questa Italia è come se il vento sta un po' cambiando in questo paese, per una serie di motivi, no? E il ruolo nostro di operatori culturali in un territorio che è quasi inesistente, come tutte le periferie sono inesistenti, no? E il ruolo nostro penso che sia quello di fare le cose che stiamo facendo, cioè occupare questo spazio, riprendercelo, restituirlo a chi non ha voce perché abbia voce, dagli artisti ai giovani, ai bambini che non hanno spazi in cui aggregarsi, e appunto lavorare sulla storia di ciascuno, sull'identità di un territorio. Ecco, queste sono cose molto importanti. Allora, se da una parte c'è in questo paese una deriva antropologica che dura da decenni, dall'altra parte però, forse a causa di questa precarietà, di questi processi di impoverimento, forse in questi anni assisteremo a una ripresa, diciamo, della politica bella, cioè della politica come momento di riscatto anche proprio antropologico di cittadini, e forse queste tante piccole esperienze sparse nel paese forse messe insieme possono costruire un'alternativa. Io spero di sì, infatti dico sempre, diciamo sempre, che bisogna resistere al degrado, e noi abbiamo resistito, nel senso che qui lo spazio era chiuso, era occupato dalla polvere, l'abbiamo tolta, abbiamo riacceso un po' la luce in questo spazio meraviglioso. E volevo dirvi che questa sera io ho provato un'emozione bellissima, perché mi sono ricordato delle tante sere quando il teatro era aperto ufficialmente, in cui facevamo la poesia, e ne facciamo tanta di poesia. Io ho imparato a conoscere, ad amare la poesia grazie ai poeti. Questo era uno spazio pubblico che dava voce alla poesia. Quanti ce ne sono in questo paese che fanno ancora un tipo di programmazione poetica in questo senso qui? Pochissimi. E quindi questa sera ci dà forza, ci dà linfa, perché è difficile anche stare qui tutti i giorni, no? Provate a immaginare, è difficile. Però le serate come queste ci fanno bene. Quindi io volevo ringraziarti, Olivero, perché hai scelto di venire qua questa sera, di fare questi discorsi. E anche te, Paola, che sei un'alleata, oltre che amica, ragazzi, e anche tutti voi, insomma. Per cui grazie per questa serata. Io mi sento più forte, nonostante questa... Sappiamo tutti la situazione com'è, no? Sappiamo tutti che cos'è Berlusconi e cos'è il berlusconismo. O perlomeno noi lo sappiamo che cos'è. Cerchiamo di contrastarlo partendo dal basso e puntando sui bambini e puntando sui giovani. E penso che questa sia una strada che potrebbe dare i suoi frutti nei prossimi anni. Lo spero.